E Shaarawy, la posizione regolare, e Shaarawy contro Benet, e Shaarawy Benet lo inchioda lì a Stefano e Shaarawy, anche se secondo me c'era fuori gioco, però e Shaarawy è andato dritto verso la porta ed ecco spiegato il motivo perché Meret non è a Torino. Meret deve essere qui a difendere i pali dell'Udinese, un altro prospetto, un'altra conferma e garanzia della grande linea verde dei portieri bianconeri. Bellissima location della Curva Nord, insieme a uno dei simboli dell'Udinese, uno dei più giovani, Alex Meret. Ciao Alex, benvenuto. Ciao. Iniziamo questo appuntamento di A Tu per Tu, insomma, al solito, parlando di come nasce la tua passione per il calcio, che poi è diventata anche la tua professione. Allora, io ho iniziato a giocare a calcio all'età di 7 anni, quando ero in seconda elementare, seguendo l'esempio del mio migliore amico, che giocava a Rivolto. Allora ho deciso anch'io di giocare lì, e ho fatto 2 anni lì, poi mi ha chiamato il Donatello di Udine, dove ho fatto 1 anno, e poi è arrivata la chiamata dell'Udinese, e praticamente dai Pulcini che sono qui a Udine, ho fatto tutte le 3 fila. Diciamo che quando giocavi da piccolo già si vedeva, ti mettevi in porta nelle partitelle, avevi una qualità particolare o è stata una cosa sviluppata con il tempo? No, già dal primo allenamento sapevo di fare il portiere, mi piaceva quello, la mia prima maglietta che mi è stata regalata è stata quella di Buffon, anche i guanti di Buffon, quindi sono nato con questa cosa dentro di fare il portiere e fin dall'inizio è stato così. Ovviamente hai parlato di 7 anni, dai 7 ai 9 anni eri nel Rivolto, qualche ricordo particolare di una partita speciale che hai vissuto in quei 2 anni? Ma di ricordi, diciamo, ce ne ho di belli, eravamo un bel gruppo, diciamo che vincevamo molte partite, anche se era una squadretta abbastanza discreta, diciamo, non di paese, però comunque riuscivamo a vincere abbastanza partite e avevamo una bella squadra. Donatello invece è già un passaggio intermedio importante, perché comunque è una scuola calcio che nella regione è molto nota, guidata ovviamente da personaggi altrettanto noti, come è stato poi quella fase di passaggio? Beh, diciamo inizialmente un po' traumatica, perché sono un tipo molto riservato, quindi un ambiente nuovo, tutti i compagni nuovi, è stata un po' dura, però comunque mi sono abituato subito e sì, diciamo Donatello era ed è ancora uno dei migliori settori giovanili in regione, quindi il livello era più alto, ma anche lì insomma sono continuato a crescere grazie anche all'aiuto di molti allenatori bravi che ho avuto. E poi appunto sono passato all'Udinese. Qualità degli allenatori del Donatello, davvero, che ci ha sottolineato anche Simone Pontisso nello scorso appuntamento, è arrivata la chiamata dell'Udinese. Ovviamente a livello regionale non c'è niente al di sopra, le emozioni, ricordi proprio cosa hai vissuto dentro? Beh, è stata una bellissima cosa la chiamata dell'Udinese, ovviamente, una società importantissima, la più importante, quindi ho colto subito l'occasione e sono stato anche fortunato perché, diciamo, il passaggio non è stato così traumatico come dalla Rivolta al Donatello, perché il gruppo era quello del Donatello che è stato portato all'Udinese, anche l'allenatore era lo stesso, Luca Della Mea, quindi diciamo è stato un passaggio buono e ho cominciato subito a giocare, perché anche ero solo io di portiere, quindi ho sempre giocato e mi sono divertito molto. Qual era l'impatto proprio con la realtà udinese il primo giorno al Bruseschi? Inizialmente non ci allenavamo al Bruseschi, ma in diversi campi in regione. Poi ovviamente siamo passati al Bruseschi dai giovanissimi nazionali ed è stata una grande emozione anche allenarsi comunque vicino ai campioni della prima squadra. Era una bellissima cosa perché potevi guardare, imparare qualcosa e rimanere in contatto con loro. Sempre difficile dirlo di se stessi, quali sono le tue caratteristiche migliori e magari anche quelle in cui vuoi e devi migliorare? Ma allora, le mie caratteristiche migliori secondo me sono un portiere abile tra i pali, anche coi piedi me la cavo, diciamo, nel gioco da dietro, la costruzione. E magari dovrei osare un po' di più, avere più coraggio nelle uscite, saper prendere la giusta decisione, ovvio, è la cosa più importante per un portiere, però magari qualche volta appunto dovrei essere un po' più coraggioso.
E appunto mi hai detto di questo saper giocare con i piedi, che è una caratteristica sempre più richiesta, perché si inizia da dietro, poi magari vediamo qualche errore come Handanovic in Inter Fiorentina, che può anche starci. Come sta evolvendo il ruolo? Insomma, tu sei un classe 97, già forse un po' evoluto, però con portieri tipo Neuer bisogna sempre essere dei liberi aggiunti anche. Ovviamente è molto importante, soprattutto appunto negli ultimi anni, come hai detto tu, il ruolo di portiere è diventato fondamentale, deve saper giocare molto coi piedi, perché appunto si crea una superiorità numerica anche, quindi è più facile giocare per tutta la squadra. Io sono stato fortunato che comunque sempre nelle giovanili ho lavorato molto su questo aspetto e quindi me la cavo, diciamo. Questa è l'evoluzione del ruolo, tu hai avuto un'ottima crescita, anche forse non si può parlare di tappe bruciate, ma quasi, perché sei cresciuto davvero tantissimo, soprattutto negli ultimi anni, sei bollato ormai, lo saprai, anche come talento, come futura promessa. Quanto ti è servito, insomma, in questo percorso, la vicinanza di tutti gli allenatori che si sono alternati, magari anche con il filo conduttore invece di Alex Brunner, che da qualche anno ti segue, e quanto sono stati utili appunto per questa tua crescita? Beh, sicuramente sono stati utilissimi tutti i miei preparatori portieri, che sono ottimi davvero, da Del Piccolo a Marcon a Brunner, anche quelli che ho avuto prima quando ero più piccolo, hanno sempre impostato una buonissima tecnica in me, questo devo grazie a loro, perché appunto è grazie a loro che sono così adesso, e quindi sono stati molto importanti. Anche, diciamo, Mattiussi posso parlare, che è lui che mi ha avuto nei giovanissimi nazionali e poi mi ha fatto esordire in primavera. Anche lui è stato molto, molto fondamentale per la mia crescita e sono stati molto importanti, sì. Cosa ricordi dell'esordio nel campionato primavera? Quello è anche uno step davvero importante della carriera. Sì, è stata una chiamata inaspettata, diciamo, perché io ero appena passato dai giovanissimi nazionali agli allievi nazionali, ero in ritiro ancora e il campionato primavera iniziava prima del nostro, ovviamente. E non mi ricordo bene, ma uno era infortunato e uno era in prima squadra, mi sembra, e ho dovuto, mister Mattiussi mi ha chiamato, la prima giornata me la ricordo benissimo contro il Padova, è stato un buon pareggio dove ho fatto il mio, diciamo, e poi da lì è arrivata anche poi la chiamata in nazionale. L'1-1 contro il Padova dell'agosto 2012, ovviamente più preparato tu di noi, però se dico appunto Luca Mattiussi, tu cosa dici? Ma sicuramente è un allenatore molto preparato, ce l'ha avuto appunto, lo conosco benissimo, ce l'ha avuto nei giovanissimi nazionali dove siamo andati ai playoff, poi appunto l'ho avuto già praticamente da 3-4 anni in primavera, quindi lo conosco benissimo, è un allenatore che sa fare molto gruppo tra di noi, che è la cosa secondo me fondamentale, perché se non c'è il gruppo la squadra non va. E ultimamente abbiamo visto anche che i risultati sono arrivati. Assolutamente, più che vero. Tra l'altro in quella stagione hai fatto 6 partite, venivi chiamato ogni tanto, hai cominciato a trovare continuità. Com'è stato, insomma, anche giocare queste partite? Tolto l'imbarazzo, tra virgolette, l'emozione della prima partita, hai cominciato a capire come funzionava il campionato? Sicuramente non è stato facile, perché anche appunto gli avversari, avendo 3-4 anni più di me, sì, a quell'età si fa sentire ancora di più la differenza fisica soprattutto. Però comunque io ho sempre cercato di fare il mio, quello che mi diceva Brunner, Mattiussi, e grazie ai loro consigli, insomma, ho fatto 6 partite, diciamo, buone. Stagione invece 2013-2014, tu inizi nel gruppo della primavera, c'è in porta ovviamente Simone Scuffet. Prima di entrare nello specifico di quell'anno, l'amicizia con Simone, insomma, qualche parola su questo. A Simone lo conosco sin dai tempi del Donatello, quindi è una vita che ci conosciamo. È un grande amico, anche adesso che è andato via ci sentiamo spesso per messaggio. E mi fa piacere adesso che lui abbia l'opportunità di giocare, per far vedere veramente quanto vale. E spero un giorno di incontrarlo e di giocare magari ancora con lui. Durante quell'anno poi praticamente sei diventato tu il portiere della primavera, perché nel contempo Simone appunto giocava anche la seconda parte di stagione in Serie A. Sei diventato praticamente un punto fisso di quella formazione, molto importante il tuo apporto e viceversa tu e il gruppo, insomma, vi siete spalleggiati molto in quella stagione, che è stata molto bella. Sì, secondo me quella stagione è stata la migliore, perché il gruppo era veramente fantastico, unito. E
sì, sono partito titolare, poi Scuffetta appunto scendeva qualche volta, soprattutto nel girone d'andata, è sceso spesso, però comunque mi sono sempre fatto trovare pronto e la seconda parte di stagione l'ho giocata tutta e sappiamo tutti come è andata a finire con i playoff persi col Palermo, però comunque diciamo che penso sia stata la miglior stagione da quando sono qua a Udine, perché abbiamo fatto un girone d'andata veramente incredibile, con molte vittorie e abbiamo fatto vedere che potevamo giocarcela fino in fondo e siamo stati anche sfortunati. Della regular season, se devi indicare una partita, vai su Udinese-Milan, Udinese-Milan sicuramente, con una partita decisiva per noi, perché con la vittoria eravamo passati ai playoff matematicamente, però ancora più importante perché avevamo di fronte una grandissima squadra con anche due campioni, possiamo dire, come Petagna e Sharawi, che erano scesi appunto solo per quella partita. E anche lì abbiamo disputato una grandissima partita e abbiamo vinto 2-0. E insomma, ci ho messo anche del mio su due belle parate. Playoff. Petagna Beret! Cosa ha parato Beret? E questa è la firma sull'impresa dell'Udinese. Alex Meret vola all'incrocio dei pali a togliere un colpo di testa di Petagna. Incredibile! Finisce qui, è il miracolo dell'Udinese, non ci credeva nessuno a inizio stagione, invece così è stato. Rimaniamo con le immagini sulla festa, tutti ad abbracciare Alex Meret, è l'impresa di tutti, di Meret, di Berra, di Douglas, di Pontisso, di Siku, di Kodromaz, di Jadson, di Oxa, di Moras, Vutov, Tellan, di Perisan, dello stesso Scuffet che ha giocato a inizio stagione prima di essere promosso in prima squadra, l'Udinese di Boniglia, Boscovic, Riccardi, Bertoia, Borsetta, Puto, Saitta, Perfetto, Bezzo, Kucic, Jussig, tutti, chiunque ha partecipato a questo miracolo sportivo merita i nostri applausi e soprattutto merita i nostri applausi il mister Luca Mattiussi, vero artefice di questa cavalcata verso il quinto posto. L'Udinese con una giornata di anticipo si qualifica ai playoff. Ricordo benissimo di aver intervistato Inzaghi a fine partita, al tempo allenatore della primavera, e parlando di te lui disse: lo abbiamo cercato ma in maniera abbastanza inutile perché l'Udinese da quell'orecchio non ci sente. Ti fa piacere comunque essere al centro dell'attenzione? Se una squadra italiana sa, vuole cercare un portiere giovane, sa che se guarda l'Udinese trova molto talento. Sicuramente è un grandissimo orgoglio per me sentire queste parole, dette anche da un campione come Filippo Inzaghi che ha vinto tutto ed è stato un grande attaccante, quindi ancora di più le sue parole mi hanno fatto piacere. E poi con il Palermo, un unico neo di quella stagione, tra l'altro tu hai anche parato un calcio di rigore, hai provato a tenere i tuoi a galla fino all'ultimo, però cosa non è andato? Forse il campo troppo caldo, cosa non ha retto? Diciamo che c'era un gran caldo e il campo piccolo e sintetico, noi eravamo abituati al campo in erba, ovvio queste qua non sono giustificazioni, però comunque siamo trovati a giocare in un campo che durante la stagione non aveva mai giocato. È stata anche un po' una partita sfortunata perché abbiamo preso gol subito all'inizio e poi è stata abbastanza dura riprenderla e il secondo tempo ci hanno dato la mazzata sul 3-1. Poi alla fine ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo fatto gol con Rovini e poi ci abbiamo provato ancora, ma sfortunatamente è andata così. L'anno successivo, tra l'altro, cambiato praticamente quasi tutto il gruppo, però come hai sottolineato giustamente tu, Mattiussi è molto bravo ad amalgamarlo il gruppo e la differenza è come se non si fosse sentita, nonostante siano andati i vari Moras, Rovini e quant'altri, alla fine voi avete fatto comunque un'ottima stagione. Beh sì, diciamo che anche questa stagione all'inizio era stata un po' difficoltosa perché sono stati presi molti ragazzi da fuori, sì, con lingue diverse, quindi fare gruppo non era facile all'inizio. Poi ovviamente con l'andare della stagione siamo riusciti in questo e abbiamo fatto anche lì un gran girone di ritorno, siamo riusciti ad andare ai playoff. Sfortunatamente anche l'anno scorso è andata così col Chievo. Però comunque era un grande gruppo anche quello, fatto di gente anche molto giovane perché giocavano anche tanti 97 e abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Tra l'altro, che differenze, visto che le hai citate, hai riscontrato? Prima c'era questo progetto un po' più territoriale con tanti ragazzi del posto e poi invece un'espansione anche con qualche elemento straniero. Oltre ai problemi, tra virgolette, problemi di adattamento, quali sono le differenze? Ma allora, diciamo che secondo me la differenza tra le due squadre, magari quella di 2 anni fa era un po' meno
c'erano un po' meno singoli forti, però il gruppo era fin dall'inizio ottimo, spettacolare. Invece l'anno scorso appunto c'erano giocatori veramente veramente forti, però all'inizio abbiamo fatto un po' fatica ad amalgamarci tutti e infatti insomma all'inizio non è andato molto bene, però comunque poi siamo riusciti in questo anche merito del mister e di tutti i ragazzi e di tutti noi che ci siamo messi in impegno ed è andata così. Tra l'altro ancora non c'era tutto questo, Udinese-Ternana, Coppa Italia, convocazione con la prima squadra, il tuo nome che risuona negli altoparlanti, insomma anche accompagnato da un grandissimo applauso. Che emozione è stata la convocazione? Sicuramente è una grandissima emozione, la prima panchina al Friuli, lo stadio dove fino all'anno prima andavo a vedere la partita, comunque a fare raccattapalle. È una grandissima emozione, anche solo rimanere lì in panchina fa tutto un altro effetto che guardarla in tribuna. Poi ovviamente per me che sono friulano è ancora un motivo di orgoglio maggiore. E poi c'è stata anche ovviamente la convocazione in campionato, c'è una differenza tra campionato e Coppa Italia o comunque vivi sempre l'emozione allo stesso modo? No, diciamo sempre allo stesso modo, con la Ternana era la prima quindi forse la sentivo ancora di più. Però comunque come ho detto prima è una grandissima emozione. Tra l'altro facciamo un piccolo salto in avanti, una partita a cui l'hai giocata anche se era solo amichevole con l'Al-Jaish, tra l'altro molto bene quando sei entrato in campo, quello è cosa ti ha dato all'interno proprio nelle emozioni? Sì, anche se era appunto solo un amichevole ho avuto la fortuna di poter giocare secondo tempo e all'inizio ero un po' teso, però comunque poi con l'andare della partita mi sono sciolto e abbiamo fatto un'ottima partita, 4-0, e siamo stati bravi a non prendere gol soprattutto. Tornando velocemente all'ultimo campionato di primavera disputato dell'anno scorso, quanto è importante la figura del portiere a dare fiducia alla squadra, ma anche viceversa, insomma, questo rapporto che c'è tra la difesa quando sa di avere un portiere affidabile dietro gioca meglio magari? Sicuramente è una cosa importantissima, il ruolo del portiere prevede anche questo, di saper dare tranquillità ai tuoi compagni, saperli gestire nel modo migliore durante la partita, richiamarli e anche loro appunto se sentono la presenza del portiere dietro è molto più facile giocare e comunque anche io devo avere la fiducia di loro che devo essere sempre attento comunque e sapere che in ogni momento magari possono anche fare un errore e rimanere sempre concentrato è la cosa fondamentale durante tutta la partita. Essere nominato miglior portiere dai preparatori alle spalle, anzi davanti, a Audero della Juve e Guerrieri della Lazio, che emozione è stata quella? Beh, anche quella è stata una grandissima soddisfazione per me, perché comunque, anche se non avevo fatto tutte le partite in primavera l'anno scorso, però comunque si vede che ho dimostrato quello che so fare e l'hanno visto anche gli altri, mi fa moltissimo piacere questo. Poi c'è stato il ritiro con la prima squadra, come l'hai vissuto? Ma quest'anno il ritiro è stato secondo me ancora più duro dell'anno scorso, forse anche per il caldo qua a Udine, però il lavoro è stato più intenso, si è sentito molto e comunque abbiamo fatto una buona preparazione, peccato insomma solo per il caldo. Rapporto che hai con Karnezis e Romo? Cioè, è buonissimo, come l'anno scorso anche con Karnezis, quest'anno anche è arrivato Romo, c'è sempre un bellissimo rapporto, ridiamo, scherziamo sempre, anche negli allenamenti ci divertiamo a farci gol l'uno con l'altro, è un buon rapporto, seguo i loro consigli, posso solo imparare da loro e questa è una grandissima fortuna. Che portiere è Karnezis e quanto ti ha sorpreso? Insomma, qui i tifosi li ha sorpresi quasi tutti, anche a te. Anche a me ha sorpreso moltissimo. Ammiro in lui soprattutto l'abilità che ha tra i pali, è un portiere molto reattivo e coi piedi sbaglia veramente, veramente poco. Poi ha dimostrato a tutti quello che sa fare e secondo me la sua capacità migliore è di rimanere freddo in ogni situazione, anche se la squadra magari non va benissimo, lui il suo riesce sempre a farlo e il contributo che dà la squadra è grandissimo. Siamo giunti al momento, prima dell'ultimissima parte di intervista, del bivio l'abbiamo chiamato. Ti dirò due cose, tu dovrai scegliere quella che preferisci in risposta ovviamente secca, partendo, ormai è sempre lo stesso anche se sei portiere, Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Serata tra amici o in discoteca? Tra amici. Allenamento sotto il sole o sotto la pioggia? Sotto la pioggia. Buffon o Neuer? Buffon.
Carne o pesce? Carne. Mare o montagna? Mare. Pasta o pizza? Pizza. Italia o estero? Estero. Serata romantica, vai al cinema o al ristorante? Ristorante. Smartphone o tablet? Smartphone. FIFA o PES? FIFA. Qualche minuto di A o un posto fisso in Serie B? Quest'anno direi qualche minuto in A, perché ormai sono qua. Poi anche in presenza fissa in Serie B ci metterai la firma. Rinvio lungo o giocarla corta? Giocarla corta. Ovviamente. E poi abbiamo la, questa è una domanda difficile, spara palloni o i tiri di Alex Brunner? I tiri di Alex Brunner. E infine due o quattro ruote? Quattro. Quattro ruote, perché giustamente sappiamo della fresca patente. E parlando di macchine, di modelli di macchine, arriviamo invece a una domanda su un modello, se tu lo hai proprio, a cui ti ispiri, magari al di là di Buffon, che forse sarebbe facile rispondere lui. Ma ovviamente diciamo che cerco di prendere il meglio da tutti i portieri. Di Neuer mi piace molto la sua personalità, il fatto che è un portiere molto coraggioso, coi piedi è incredibile. Poi diciamo che Handanovic è sempre stato il mio punto di riferimento anche quando era qua. In lui mi piace il fatto che attacca molto la palla, è una cosa che mi ha insegnato fin da piccolo qua a Udine, che sto portando avanti e mi dà molti risultati. Cercando di esulare dai portieri, hai un idolo, avevi un poster in camera, magari, che ne so, di Totò, no? No. Nessun idolo a parte i portieri, giustamente sei focalizzato solamente sulla porta. Abbiamo parlato di serate tra amici, che sono ovviamente molto importanti, dell'amicizia che hai con Scuffetta, anche con Samuele Brisan, sì, e tutti gli altri. Quanto sono importanti gli amici anche comunque per avere una vita professionale tra me? Sicuramente sono molto importanti, perché essendo molto, molto impegnati durante il giorno a lavorare sul campo, poi hai anche i momenti in cui ti devi svagare, gli amici sono molto importanti per questo, ti fanno divertire, e se non ci fossero loro sarebbe molto più duro. Quanto è importante invece la famiglia? Molto spesso quando veniamo all'allenamento c'è praticamente sempre tuo padre, tua sorella, tua madre, insomma tutti ti seguono, tua sorella tra l'altro fotografa ufficiale Provetta. Quanto sono importanti? La famiglia sicuramente è fondamentale. Io li devo ringraziare molto, perché da quando ho iniziato a giocare a calcio, che mi hanno portato a tutti gli allenamenti, a parte quest'anno vabbè che ho preso la patente, però tutti gli allenamenti dal mio paese a Udine, che comunque è mezz'ora di strada, non è poco, però comunque sono dei sacrifici da fare, loro li hanno sempre fatti per me, poi mi hanno seguito praticamente, non dico tutte le partite, ma quasi da quando sono qua a Udine. Mia sorella si diverte a fare le foto, mia madre è sempre in tensione durante le partite, a volte non le guarda neanche. E dico un grande grazie a loro, perché sono fondamentali. E te li immagini quando arriverà quel momento, insomma, che tutti aspettiamo? Sì, sarà, secondo me mia madre gli verrà un colpo, però speriamo di no, ovviamente. Per no, quanto riguarda, ovviamente, figurato. Però capisco, sicuramente sarebbero tantissime emozioni. Abbiamo parlato di cibo, ci hai detto già qualcosa? Un tuo menù perfetto a cena, a pranzo? Ma pizza, oppure una bella fetta di carne, un filetto di carne. E andiamo tranquilli. Sì. Hai degli hobby particolari nel tempo libero o ti concentri sullo studio? Il momento libero o lo passo con la mia ragazza o gioco alla play o studio, diciamo, queste tre cose qua. Giochi alla play, a? FIFA. E sei forte, immagino. Me la cavo, dai. Oh, finalmente un po' di onestà. Dopo che Pontisso si è dato un 10 pieno, abbiamo parlato, insomma, di tutti questi hobby del tempo libero. Che rapporto hai con la musica, altri sport? Ma diciamo che lo sport mi piace molto in generale. Seguo anche gli altri sport, la pallavolo, il tennis, adesso c'è il mondiale di rugby, l'europeo di basket. Ho seguito quando c'è l'Italia, seguo sempre anche gli altri sport. E di musica diciamo che non sono molto appassionato, l'ascolto un po' prima delle partite, ma non c'è un genere che preferisco, diciamo. Serve un po' giusto a caricarti. E invece vivere la scuola da, come abbiamo chiesto anche a Simone Pontisso, tra virgolette famoso, com'è? È diverso o rimani sempre lo stesso ragazzo di tutti i giorni? No, rimango sempre lo stesso ragazzo, ovviamente. Quest'anno e l'anno scorso non riesco a frequentarla molto, perché comunque sono impegnatissimo. Però comunque cerco di andare avanti, portare a termine appunto il mio percorso di studi,
quest'anno la maturità e speriamo che vada tutto bene. Quindi obiettivo la maturità nel breve periodo e nel futuro cosa vede Alex Meret? Nel futuro non lo so ancora, speriamo di continuare con la mia carriera calcistica e poi vedremo. Grazie Alex. Prego. You better step about 10 paces back, but you'll be laying where your shoelaces at. Go do what your mama told you.